seduto, poi magari mi alzo. Ringrazio per la presentazione, ma non vorrei sembrare un eroe, nel senso, uno che ha avuto un incidente e adesso si sta riprendendo, quindi è andata bene per fortuna, quindi tutto a posto. E io sono Antonio, vabbè, ci siamo già visti, questa è la terza occasione, penso, con la Lubes che ci incontriamo, anche se devo dire che ogni volta abbiamo affrontato argomenti diversi, perché la prima volta siete venuti in aeroporto e in pratica abbiamo parlato di aerei e di tecnologia, che poi in realtà è il lavoro che faccio da circa 40 anni e quindi è il mio. Invece nella seconda parte abbiamo parlato di vino, perché il vino e in quell'occasione è una mia passione. Io ho fatto una serie di corsi per la quale poi ho dei titoli, nel senso, sono sommelier dell'Associazione Italiana Sommelier, e quindi con il professor Baronio abbiamo concordato questa serata che abbiamo fatto l'anno scorso. Poi da lì è nata anche questa, perché tra le altre passioni ho anche quella per i salumi, e quindi anche per quanto riguarda i salumi, passioni gustose. No, poi ci sono delle altre che scopriremo man mano negli anni. Diciamo che questa, anche quella dei salumi, siccome da qualche anno faccio parte di un'associazione che è l'ONAS, per chi non la dovesse conoscere, è un'associazione nazionale, l'acronimo significa Organizzazione Nazionale Assaggiatore Salumi. Quindi io da qualche anno sono maestro assaggiatore, questo è il titolo che viene dato a chi completa il corso, diciamo, di studi, corso di studi che sono insomma 5-6 corsi, nel senso da fare. E di questa associazione sono anche relatore, perché questa associazione organizza in ambito nazionale dei corsi distribuiti su tutto il territorio, e questi corsi si rivolgono sia a personale del settore, quindi a gente che lavora nella produzione dei salumi, ma anche a quelli che distribuiscono, quelli che lavorano nei banchi ad esempio, però sempre più ci sono anche persone comuni, quindi persone come me che hanno iniziato come consumatore. E come consumatore è molto importante, perché diciamo che questi tipi di corsi, che sono in parte storici, dove raccontano la storia di ogni salume, quindi da dove nascono, raccontano anche però la parte tecnologica, cioè il processo produttivo, insegnano a riconoscere le caratteristiche organolettiche di questi prodotti, e quindi in questa preparazione che viene data danno le basi per poter riconoscere pregi e difetti di ogni salume che si mangia. E quindi diciamo che il consumatore normale, che è un po' curioso, come dovremmo esserlo tutti, non solo per i salumi ma anche per tutto il resto, sarebbe importante sapere cosa scegliamo quando andiamo a comprare per mangiare, perché poi è determinante, secondo me, e questo non lo dico io perché insomma non è che sono uno che sta inventando questa cosa, ma lo sanno tutti, e ovviamente noi spesso ci lamentiamo di quello che mangiamo, dei prodotti che troviamo nei supermercati, però dovete sapere che il mercato offre quello che la domanda chiede, quindi ovviamente se noi compriamo quello che producono, e loro continueranno a produrre sempre quel tipo di roba lì. Se noi incominciamo a non scegliere quello che non ci piace, potete stare tranquilli che non li produrranno più e produrranno dei prodotti che sicuramente siano più adeguati a noi. Quindi fare questo tipo di corsi, voglio dire, va bene anche, soprattutto a chi consuma, perché poi ognuno può fare una scelta cosciente quando va ad acquistare, nel senso che, voglio dire, anch'io compro il prosciutto che costa 10 euro a volte perché mio figlio fa la piadina e non vado a comprare, voglio dire, il prosciutto da 40 euro che dopo me lo butta dentro sta piadina e me lo distrugge. Però l'importante è che quando vado a comprarlo so cosa compro e so cosa mi aspetto dall'altra parte, e quindi se vogliamo tutti quanti insieme con le nostre scelte possiamo anche modificare quelle che sono le produzioni, perché così è stato e, come vedremo, in alcuni casi si è già verificato questo e si verifica costantemente, come vedremo nel corso di questo incontro che stiamo facendo. Quindi, come abbiamo detto, questa sera parleremo di salumi, e sicuramente non si può parlare di salumi prescindendo dall'Italia, perché ovviamente l'Italia per questi prodotti, diciamo, è sicuramente al top,
E per quanto riguarda appunto delle testimonianze di questi prodotti, le troviamo già nell'età etrusco-romana per quanto riguarda l'Italia. Quindi abbiamo delle chiare testimonianze che già in quel periodo venivano realizzati dei salumi, non intesi ovviamente come quelli che vediamo oggi, però il concetto principale era proprio quello lì. Anche se in realtà dobbiamo dire che per cercare le origini di questi salumi sicuramente possiamo andare anche più indietro, iniziando già dal Paleolitico, cioè iniziando nella fase della preistoria. E perché in questo caso, io faccio andare delle immagini ogni tanto anche dietro in modo che sia collegato quello che sto dicendo con quello che vedete, dobbiamo immaginarsi che sicuramente la produzione dei salumi nasce dalla necessità di poter gestire quello che era il frutto della cacciagione per poterlo poi utilizzare in un periodo più lungo, perché ovviamente quando gli antichi preistorici cacciavano, la carne doveva essere utilizzata in un breve tempo perché o era cotta o da cruda sicuramente tendeva a non essere più utilizzata perché ovviamente aveva dei problemi. Quindi si accorsero quasi subito che probabilmente queste pezzi di carne o striscioline di carne lasciate al sole o magari lasciate vicino al fuoco essiccavano, quindi perdevano acqua, e notarono che questa carne disidratata rimaneva più a lungo, si poteva conservare più a lungo nel tempo. Questo è il concetto principale dei salumi ancora oggi, perché in realtà si utilizzano altre tecniche per disidratare, quindi togliere l'acqua che è la fonte dei batteri. Quindi i batteri, dove c'è acqua, sicuramente proliferano. Invece togliendo l'acqua si riduce la produzione batterica e quindi si può conservare la carne senza che vada in putrefazione o che comunque si rovini. Quindi da questo concetto nascono, diciamo, le prime forme di conservazione della carne. Sicuramente dopo la fase preistorica, adesso non mi voglio trattenere troppo su tutto il percorso storico perché poi abbiamo tante cose da dire, e il professor Barone dopo mi bacchetta perché dobbiamo andare via subito entro poco tempo, e quindi cerco di essere più veloce su questa fase. Diciamo che possiamo considerare delle tappe subito dopo la fase preistorica. Abbiamo delle testimonianze anche nell'era egizia, quindi nel 1166 a.C., nella tomba di Ramset III, ci sono delle scritture che riportano a dei veri e propri insaccati già in quell'epoca, quindi che ci riconducono a delle forme di insaccati. Anche di insaccato si parla nell'Odissea, dove si parla di un tipo di insaccato fatto con sangue e grasso di maiale. Quindi voglio dire, le prime forme di salumi, come vediamo, sono già nell'era antica. Però per trovare una testimonianza vera, reale e quasi a tratti impressionante, direi, dobbiamo arrivare nel 400 a.C. con Catone il Censore, che nel suo trattato di De Agricoltura, e questa pagina che vedete dopo alle mie spalle, se potete leggere alcuni tratti, adesso non la leggiamo tutta perché ci vorrebbe del tempo, però vedete com'è impressionante, racconta di come fare a conservare le cosce di maiale. Qui siamo nel 400 a.C., dice di prendere la coscia di maiale, dice di togliere le unghie, dice di coprirla con il sale, ogni 3-4 giorni lavarla, rigirarla, ricoprirla ancora con sale, metterle a deposito dentro dei recipienti, invertire sopra e sotto queste cosce e dopo 15-20 giorni dice di metterle all'aria, farle asciugare, farle affumicare e poi racconta nella fine non saranno più toccate né da muffe né da vermi. In realtà questo è il processo che ancora oggi, non in questa forma, però lo vedremo nella fase finale poi di questo incontro, è il processo che ancora si fa oggi per realizzare i prosciutti crudi. E quindi voglio dire, a 2500 anni di distanza vedete già come ovviamente gli antichi romani sapevano come utilizzare già queste carni. Sicuramente in questa fase nasce anche la parola perex sectum, che sta ad indicare prosciugato. Prosciugato è in realtà
La parola di prosciutto deriva da prosciugato, quindi è una coscia che è stata prosciugata dal liquido e che quindi è diventata quello che è appunto un prosciutto. Subito dopo la fase romana possiamo attaccare la fase longobarda. I longobardi, nostri vicini di casa e quindi tanto amati da noi perché diciamo compaesani ormai, li troviamo dappertutto. E con i longobardi si arriva a una fase importantissima perché loro introducono nuove tecniche per la conservazione delle carni. E fino a quel momento diciamo che esisteva già, come abbiamo visto con i romani, l'utilizzo del sale, però in realtà per conservare le carni si utilizzava molto la cottura, perché una carne cotta sicuramente si poteva conservare di più rispetto a una carne cruda. Con i longobardi si usano delle tecniche nuove per quanto riguarda il sale, e quindi si incentiva si affinano queste tecniche di conservazione. Dopodiché poi abbiamo le invasioni barbariche, e quindi a questo punto il maiale è di fondamentale importanza perché si trova spesso allo stato brado e quindi è molto facile reperire queste carni. Con l'utilizzo delle tecniche dei longobardi è molto facile conservarle, e quindi diventa fondamentale utilizzare questo cibo nelle lunghe battaglie, nelle lunghe trasferte, perché ovviamente si poteva portare con sé queste carni essiccate senza l'utilizzo di cucine e di mezzi, evitando quindi anche malattie di carni putrefatte, e quindi ha un innumerevole successo questo tipo di utilizzo di queste carni, perché appunto potevano dare una certa autonomia anche agli eserciti in questo periodo. E quindi poi arriviamo nel Medioevo. Nel Medioevo possiamo dire che nasce la vera e propria arte salumiera, perché in realtà, non l'abbiamo detto prima, però salume deriva da salumen, che in realtà nel tardo latino significa insieme sal umen, quindi insieme di cose salate. E diciamo che fino al Medioevo con questo termine si considerava sia le carni ma anche i pesci, cioè tutto quello, perché non dimentichiamo che anche il pesce, anche il baccalà, diciamo, o quello che mangiamo oggi, conservato sotto sale, è un modo anche quello di essere conservato. E fino al Medioevo, quando si intendeva per salume, si intendeva tutto ciò che si poteva conservare con il sale. Invece in questo periodo, nel Medioevo, si incomincia a indicare con salumi proprio l'insieme di carni che vengono appunto salate e utilizzate come insaccati. E quindi abbiamo nel Rinascimento abbiamo un'esplosione di questi prodotti, e lo si vede anche dai dipinti che arrivano da quel periodo, perché spesso nelle tavole rinascimentali sui tavoli si trovano a volte anche dei salumi dipinti, e nelle varie storie dei salumi si risale anche ai dipinti per datare la nascita dei salumi stessi. Questo avviene pure, ad esempio, per la soppressata vicentina, ad esempio, che ci sono dei quadri che riprendono quel tipo di prodotto in quell'epoca lì, e quindi c'è una corrispondenza, diciamo, di univoca tra i dipinti e la nascita stessa anche dei salumi che in quel periodo nascono. Quindi in questo periodo nascono anche le differenze regionali nel Rinascimento, cioè significa che sono differenze che tuttora anche ci sono, no? Perché se voi vedete i salumi, ci sono, diciamo, diverse tecniche per poterli conservare. Abbiamo l'influsso della Mid-Europa, cioè dell'Europa centrale, dove si utilizzava molto la affumicatura, e quindi noi troviamo per esempio questi prodotti affumicati soprattutto nel nord Italia, quindi li troviamo in Trentino Alto Adige, li troviamo in Val d'Aosta, anche se poi ci sono degli esempi anche in Campania, perché ad esempio il salame napoletano ha una piccola affumicatura, però tendenzialmente diciamo che si distinguono le zone. Nel sud Italia si utilizza molto il peperoncino, e anche questa ha una grande facoltà come antisettico, quindi va a ridurre la carica batterica all'interno dei prodotti. In altre zone si usa il sale, nelle isole, in Sardegna, piccole pezzature, quindi ci sono queste distinzioni che rimangono tuttora ancora vigenti per quanto riguarda il tipo di salumi distribuiti. Da questo periodo poi possiamo arrivare nell'Ottocento, altra tappa importante, perché con la rivoluzione industriale iniziano le macchine ad essere introdotte nella produzione, quindi si stravolge un po' il concetto di produzione fatto a mano, ma le macchine
incominciano a interferire con la produzione, aumentando anche le quantità e agevolando il lavoro dell'uomo. Da qui l'altra tappa fondamentale sicuramente è quella del dopoguerra. Nel dopoguerra arriva il benessere. Diciamo che nei primi anni del Novecento, dal Novecento fino alla prima metà, quindi fino al 40-45, dopo la Seconda Guerra Mondiale, diciamo che era un periodo di povertà. E in questo periodo, le persone un po' più grandi di me, vi ricorderete che sicuramente, soprattutto in queste zone, ogni famiglia circa aveva un proprio maiale da allevare durante l'arco dell'anno. E questo maiale era poi elemento di sussistenza per tutto l'anno, perché ovviamente si allevava con quello che erano i resti dei pasti giornalieri, in più si integrava con i prodotti dell'orto che magari si potevano ricavare. Chi era più fortunato, che viveva vicino ai boschi, aveva la possibilità anche di alimentare con ghiande, castagne o anche carrube, che ovviamente venivano date al maiale per ingrassare. E quindi si produceva questo maiale. Questo maiale però aveva delle caratteristiche molto diverse rispetto ai maiali che siamo abituati a vedere oggi, perché il maiale di cui stiamo parlando adesso erano innanzitutto delle razze autoctone che cambiavano da zona in zona. In questa zona magari si potevano trovare le more romagnole, che era la zona della pianura padana, il nero di Parma. E in questo caso vi faccio vedere alcune foto. Questa che per esempio vediamo è una cinta senese, è della zona della Toscana, è caratterizzata da questa fascia bianca che ha sotto le zampe anteriori, appunto questa cinta che dà il nome poi al maiale, cinta senese. Quest'altro tipo invece è la mora romagnola, è un maiale che era molto presente nella pianura padana, diciamo più nell'Emilia Romagna ovviamente. Questo invece era il nero di Parma, che è un maiale tipico della zona di Parma. Sono tutte razze che, come vedremo, sono andate quasi perse, perché poi dopo c'è anche la mora casertana, c'è la nera casertana, c'è il nero dei Nebrodi in Sicilia, c'è il nero apuano giù, cioè c'era una serie di razze diversissime per caratteristiche distribuite su tutto il territorio. Queste razze però come caratteristica avevano una che accumulavano molto grasso, anche perché venivano allevate a casa in tempi molto lunghi, e il tempo di ingrasso era sempre oltre i 12 mesi, perché normalmente nascevano in estate questi maiali e poi si macellavano il Natale successivo, quindi si arrivava comunque a 13, 14, 15 mesi. Questo eccessivo grasso, che per noi oggi sarebbe un difetto, in quel periodo era un grande pregio, perché ovviamente il grasso era l'apporto calorico necessario per le persone che lavoravano nei campi, quindi portare un pezzo di grasso con sé da mangiare era il necessario per poter sopravvivere a una giornata di duro lavoro. In più, quello stesso grasso, se utilizzato all'interno dei salumi nella quale si facevano da quell'animale, permetteva una stagionatura molto più lunga per poterlo mangiare. Anche questo per oggi per noi è un difetto, perché noi vogliamo tutto e lo vogliamo subito. Invece a quel tempo chi aveva un maiale doveva gestirlo nell'arco dell'anno, quindi venivano fatti dei salumi magari meno grassi, come facevano nella zona di Parma, dove si fa per esempio lo stroldino, che è un salame molto sottile ed era il primo che si mangiava perché maturava prima, ovviamente, essendo piccolo, sottile, un budello sottile, e quindi venivano fatti proprio i salumi in modo tale che maturando nell'arco dell'anno si poteva mangiare il salame da gennaio fino a dicembre, quando poi si riammazzava di nuovo il maiale. E tutto questo era positivo, però con l'arrivo del benessere tutto questo non ci sta più bene, perché tornando al discorso di prima, tutti stanno meglio, tutti vogliono mangiare la carne, tutti vogliono mangiare i salumi, e quindi c'è sul mercato una richiesta altissima di produzione. E quindi il mercato, come abbiamo detto prima, in qualche modo deve rispondere a questa richiesta. Per rispondere non vanno più gli allevamenti che ci sono fino a quel periodo, quindi bisogna dar vita a quelli che oggi si chiamano allevamenti intensivi, cioè allevamenti fatti in spazi ristretti, fatti con animali che devono crescere subito e fatti con un prodotto che deve anche maturare subito, perché ovviamente c'è necessità di vendere subito anche i salumi.
Inizialmente si provano a impiantare questi allevamenti intensivi con questi tipi di animali che abbiamo visto, però ben presto si capisce che non vanno bene, perché ovviamente questi animali che già sono predisposti ad accumulare grasso di per sé negli allevamenti convenzionali, stipati in questi allevamenti intensivi, ovviamente accelerano e aumentano la quantità di grasso che producono. Ma il grasso non lo vuole mangiare più nessuno. E su questo, prima che andiamo avanti, apro una piccola parentesi per dire anche questo che è importante sapere, e lo dico, non lo dico io ovviamente, perché tutte le cose che vi dico sono tutte cose che io ho letto e che quindi mi sono documentato, ho ascoltato nei vari convegni. Tutti i medici sono d'accordo nel dire che noi dobbiamo mangiare i grassi. Cioè, chi vuole dimagrire non deve non mangiare i grassi, deve muoversi di più, perché mangiare il grasso fa bene, perché il grasso serve a nutrire molte cellule del nostro cervello, della nostra carne e dei nostri organi fondamentali. Quindi è meglio mangiare grassi e consumarli piuttosto che non mangiarli per niente, soprattutto alcuni grassi, perché dovete sapere dopo, adesso non voglio entrare troppo nel tecnico, però i salumi tipo il prosciutto, quando il grasso del prosciutto stagiona e matura per oltre un anno, si hanno dei processi enzimatici all'interno del grasso, ma anche nella parte magra, si chiama lipolisi, perché è un processo enzimatico che trasforma il grasso e lo rende da grasso saturo in grasso insaturo. E quindi quel grasso che normalmente quando viene tagliato sottilissimo si mette in bocca e non c'è bisogno di masticarlo, ma si scioglie già a 36 gradi, vuol dire che è un grasso che non fa male, anzi tendenzialmente può anche fare bene, nel senso che è un grasso buono. E quindi anche da questo vi diffido a comprare il prosciutto crudo e a dire a quello che ve l'ha fetta di togliere il grasso dal prosciutto crudo. E quando andate al ristorante non togliete il grasso e mangiate solo la parte magra, perché è una cosa che non si può vedere, soprattutto per un prosciutto di qualità. Se non volete mangiare il grasso, mangiate la presaola, che è molto meglio. E quindi non rovinate un prosciutto che ci è voluto un paio d'anni per poterlo portare a quel livello, per poi mangiare solo la parte magra, per due motivi fondamentali. Uno è una questione proprio di bontà, perché voglio dire, il grasso, dovete sapere, siccome il prosciutto, parlo del prosciutto in generale, ma di tutti i salumi, sono dei prodotti che si conservano grazie al sale, no? Questo lo vedremo dopo. Però il sale produce un effetto disidratante soprattutto sulla parte magra, che è ricca di acqua. Sulla parte grassa non produce questo, perché il grasso non ha acqua. Quindi normalmente il sale viene assorbito soltanto dalla parte magra. Quindi se una fetta di prosciutto, che normalmente contiene il 5-6% di sale, voi togliete il 10-20% di grasso, non fate altro che concentrare la parte salina in quello che mangiate. Cioè, quando andrete a mangiare sentirete ancora di più il sale, perché non viene attenuato dal dolce del grasso, che quindi ve lo rende più piacevole, e quando lo masticate diventa anche più facile da deglutire, quindi tutto quanto diventa molto più burroso, molto più buono. Invece togliendo la parte grassa sentirete molto più stopposa la parte magra, e quando deglutite la sentirete molto più sapida. E quindi sotto questo punto di vista sbagliatissimo. Però poi ognuno fa quello che vuole, ovviamente, questo lo stiamo dicendo solo per capire, in modo che ognuno sappia che quando fate le cose, fa determinate cose che a volte magari non sono anche giuste. Adesso mi stavo perdendo, perché ogni tanto mi lascio andare, quindi ritornando agli allevamenti intensivi, cosa succede? Succede che si accorgono subito che questi animali producono tanto grasso, quindi non vanno bene. Quindi incominciano a studiare delle razze diverse, degli incroci, e arriviamo a quelli che ci sono i maiali di oggi. Quello che vediamo sotto, allora, quello che vediamo sopra è un cinghiale, e l'ho messo lì per farvi vedere anche strutturalmente come è molto simile, diciamo, rispetto alle razze autoctone iniziali. Invece quello sotto sono le razze odierne, dove il bresciano ovviamente adesso è strapieno, perché non so se lo sapete, ma nella provincia di Brescia ci sono tanti maiali quante persone, quindi siamo allo stesso numero
cosa. C'è lo stesso numero di produzione. A questo sei. E per fortuna non ne possono mettere di più, perché come sapete, o come saprete, la quantità di maiali che un allevamento può contenere è relativa al terreno sulla quale si possono sversare i liquami. E siccome siamo già al top, nel senso che con tutti i maiali che ci sono, per quanto è grande la provincia, già utilizzano tutti i terreni per quanto riguarda i liquami, sicuramente non si possono aumentare questi numeri dei maiali, per fortuna. I maiali comunque utilizzati sono questa razza che vediamo qui, che sono i Large White, i Landrace e i Duroc, sono i Duroc sono, diciamo, i verri che normalmente vengono utilizzati. I Large White e l'Andrace sono delle razze, diciamo, non modificate in laboratorio, ma sono degli incroci che nel tempo si sono elaborati per poter ottenere quello che vediamo qui. La differenza principale che si vede fra i due a colpo d'occhio è che, come vedete, strutturalmente il cinghiale ha un portamento conformato con una struttura anteriore molto ampia, invece una parte posteriore molto piccola. Invece nel maiale che abbiamo creato noi in laboratorio è a rovescio, perché noi abbiamo bisogno di creare prosciutti, e quindi per creare prosciutti ha bisogno di una poscia posteriore molto grossa e di una gamba anteriore molto piccola. Come vedete, le due cosce normalmente costituiscono il 15-20% del peso totale del maiale, perché quello che ci interessa è la coscia. Qui dovremmo fare un altro discorso, però non lo faccio perché sennò diventa troppo lungo, sulla biodiversità, nel senso che qui adesso con queste razze cosa succede? Succede che in pratica in tutti gli allevamenti intensivi la razza è sempre questa. E quando vengono consegnati i maialini piccoli agli allevamenti, viene consegnato anche un disciplinare su ciò che devono mangiare tutti i giorni, perché in realtà questi maiali, quando scatta il nono mese, pesano 160 kg, più o meno il 10%, è quello che indica il disciplinare per poter poi fare i prosciutti crudi di Parma e San Daniele. Quindi se questi maiali in quel periodo sono fuori da questo range, non possono essere utilizzati per fare il prosciutto. E quindi ovviamente è stata studiata una dieta tale che a quel mese i maiali raggiungono più o meno i 160 kg con un 10% di differenza. Però questo cosa significa? Significa che il maiale o lo allevo a Brescia, o lo allevo a Bolzano, o lo allevo in Calabria, se la razza è quella, se l'alimentazione è quella, a parte l'aria e l'acqua, diciamo è lo stesso animale. Quindi abbiamo perso, o stiamo perdendo, quella che è la biodiversità. Cioè rischiamo di mangiare un salame a Reggio Calabria che è identico a quello che mangiamo. Non sono salami cattivi, cioè nel senso sono sempre dei prodotti di qualità. Però una volta era diverso, perché il maiale ha un'alimentazione diversa, noi siamo quello che mangiamo, quindi se un maiale mangia castagne e mangia ghiande non è lo stesso di quello che mangia mangimi. E quindi vi anticipo che tendenzialmente attualmente c'è una tendenza a ritornare alle razze autoctone. E molti allevamenti sono partiti nella zona di Parma, nella zona dell'Emilia Romagna, quindi ci sono allevamenti di questi maiali neri e allevati allo stato brado, quindi nei boschi, ovviamente non possono soddisfare l'esigenza del mercato, ecco perché probabilmente mangiando di meno ma mangiando di qualità in futuro potremo mangiare anche meglio, tra le altre cose. Quindi è un prodotto che costa molto di più, ve lo dico subito, perché per allevare un maiale così invece di 9 mesi ce ne vogliono 13 o 14, per stagionare un prosciutto non basta un anno ma ci vuole un anno e mezzo, e tutte queste sono cose che si vanno ad aggiungere ai costi iniziali della produzione, quindi alla fine si ottengono dei prodotti diversi sicuramente ma con un costo superiore. Comunque detto questo, diciamo, quindi arriviamo nel dopoguerra, continuando il percorso storico, dove la produzione si moltiplica. Quindi noi abbiamo una grandissima produzione di carni, una grandissima produzione di salumi, però nasce un altro problema. Nasce il problema che, ovviamente, essendo visti da tutto il mondo, da tutta l'Europa, l'Italia, abbiamo il rischio di essere copiati, di essere contraffatti. E quindi si iniziano delle produzioni anche all'estero, dove non sono prettamente, dove non hanno prettamente una produzione di salumi da tempo,
quindi iniziano in qualche modo a ostentare le stesse caratteristiche dei nostri salumi, chiamandoli salumi tipo o vicini, eccetera eccetera. Finalmente negli anni 90 nascono le certificazioni. Cosa sono le certificazioni? Certificare vuol dire sicuramente differenziare in termini di qualità i prodotti, conservare la tipicità del prodotto di cui stiamo parlando, dichiarare il processo con la quale viene effettuato il prodotto, quindi il processo produttivo, dichiarare le materie prime e quindi avere una chiarezza verso il consumatore. Sono quelle che tutti conosciamo con la parola DOP, IGP, STG, PAT, eccetera, eccetera. Quindi DOP è la certificazione, diciamo, per eccellenza, quella più elevata, e significa denominazione di origine protetta. Il simbolo è quello che vediamo, giallo rosso. Per beneficiare di una DOP c'è bisogno che quel prodotto sia identificato da una produzione, una trasformazione e una elaborazione del prodotto stesso che devono avvenire in un determinato posto ben delimitato e dichiarato. Cioè, detto in parole povere, se voglio fare il prosciutto di Parma devo dire che i maiali devono nascere in determinate regioni che siano lì vicino, devono essere trasformate lì e deve essere stagionato lì. Una volta che tutte queste caratteristiche sono rispettate, io mi posso fregiare della DOP prosciutto di Parma. Quindi in realtà si cerca di distinguere in modo tale che nessuno ci può copiare. Cioè, il prosciutto di Parma si può stagionare soltanto a Langhirano, dove andrete voi, quindi soltanto a Parma. Anche se poi ci sarebbe da fare un discorso ampio, perché ad esempio l'approvvigionamento della materia prima può essere fatto in 7-8 regioni d'Italia, che sono quasi tutte quelle del nord, cioè la Lombardia, il Veneto, la Val d'Aosta, la Toscana, quindi i maiali, tutti i maiali che fanno qui a Brescia, la maggior parte sono tutto prosciutto di Parma, nonostante non nascano a Parma. Però qui è un discorso un po' più vecchio, perché quando nascono le DOP, cioè quando nascono le certificazioni, i consorzi erano già nati da molti anni. Quindi ad esempio il prosciutto di Parma, che già produceva 20 milioni di cosce di prosciutto, ovviamente con la DOP, se avessero messo che gli animali per fare la DOP devono nascere anche a Parma, sarebbe stato impossibile mantenere quella produzione lì. E quindi diciamo che hanno dovuto allargare un po' le maglie per alcune DOP che già esistevano, e quindi si spiegano alcune dinamiche che altrimenti non si potrebbero spiegare. Comunque, andando un po' più veloci, diciamo, nascono la DOP, appunto, la produzione, la trasformazione e l'elaborazione deve avvenire in un posto ben preciso. Dopo la DOP c'è l'IGP col marchio giallo-blu. L'IGP, a leggerla così al volo, sembra quasi identica, però c'è un piccolo particolare che vi faccio notare, perché dove dice produzione, trasformazione e elaborazione non dice E, dice E/O, cioè significa che in pratica basta che una di queste tre operazioni avvenga in quel territorio affinché si possa fregiare col marchio IGP. Quindi, a differenza della DOP, per esempio, se io voglio fare un olio IGP Toscana, posso comprare le olive in Spagna, le posso portare in Toscana, le spremo lì, le imbottiglio lì e posso scrivere olio IGP Toscana. Non è un furto, non è una truffa, è previsto dall'identificazione geografica protetta, perché ovviamente non sono costretto a utilizzare la materia prima tipicamente del territorio. Questo avviene anche per i salumi, cioè la mortadella, per esempio, è IGP Bologna. Non è detto che i maiali siano della zona di Bologna e non è detto che siano italiani, e se non lo fossero non è una truffa, anche se vi devo dire che al 99% la mortadella è sempre fatta con maiali italiani, questo senza ombra di dubbio. Però per esempio la Bresaola che abbiamo parlato prima, Bresaola IGP Valtellina, il 90% è carne brasiliana congelata. Ma anche questa non è una truffa, nel senso è regolare. Diciamo che più che altro il consorzio ha sempre sbagliato, perché ha voluto tenere nascosta questa cosa qui,
Però attenzione, non vuol dire prendere carne straniera, non significa prendere carne di seconda scelta o carne che comunque non sia buona. È un animale, la maggior parte viene fatta da zebù, è un animale bovino che assomiglia alle nostre mucche, che vive nelle praterie brasiliane, allo stato brado, quindi è un'ottima carne, è però congelata perché per trasportarla, trasportarla in aereo costerebbe tanto, e quindi si congela e si trasporta con le navi, il viaggio è più lungo e quindi si congela, poi una volta arrivata in Italia c'è un processo di scongelamento previsto secondo normativa e poi si forma. Anche perché vi devo dire che, considerando le mucche che ci sono in Valtellina, e considerando che in Valtellina sono 7.000 capi, e siccome in Valtellina fanno il casera, un grande formaggio, e il vitto storico, se, voglio dire, volessero utilizzare le mucche per fare la bresaola, da ogni mucca escono fuori 7-8 bresaola, perché i pezzi per fare la bresaola sono la punta d'anca, sono il girello, quindi sono 4-5 pezzi per coscia. Quindi diciamo che se dovessero utilizzare le mucche che hanno, tutte le 7.000 mucche per la produzione di basterebbe per una settimana 10 giorni di produzione di bresaola, quindi sicuramente non basterebbe per questa volta. Però questo cosa significa? Facciamo questo discorso sempre per il discorso di prima, cioè dobbiamo sapere quando compriamo un prodotto e c'è scritto sopra il GP cosa vuol dire e cosa significa quando compriamo un prodotto DOP. Vi voglio anticipare che la certificazione non è indice di qualità per forza, cioè voglio dire, una DOP non è detto che sia migliore di un prodotto GP e non è detto che sia migliore di un prodotto che non ha nessuna certificazione. Sicuramente però i prodotti certificati danno una garanzia al consumatore, perché se io vado a leggere all'interno della certificazione, vado a leggere il disciplinare, dentro c'è scritto tutto quello che si può fare, cioè mi dicono dove posso prendere le carni, quali posso prenderle, quanto devo stagionare, quindi in realtà io sto prendendo un prodotto che sicuramente conosco ed è molto trasparente rispetto ai miei confronti, quindi so di cosa è fatto quel prodotto lì e poi devo scegliere io se lo voglio prendere. Però anche in questo caso per il consumatore non è semplicissimo, perché anche nell'ambito della stessa certificazione ci possono essere delle variabili, perché è un po' come succede per il vino, l'abbiamo visto l'altra volta. Io posso anche prendere un vino DOCG della Franciacorta, però vedete che Franciacorta lo troviamo anche a Lidl che costa 10 euro, oppure lo andiamo a comprare a volte in cantina e costa 50-60 euro. Perché se io nel disciplinare dico che per avere la DOCG, o in questo caso la DOP, se vogliamo vedere più prosciutto, dico che i maiali devono essere di quella zona, perfetto. Poi io dico che il prosciutto deve stagionare almeno un anno, perfetto. Però ci sono dei prosciuttifici che magari dice no, io prima dei 16 mesi il mio prosciutto non lo tiro fuori, perché secondo me un anno non basta per avere il massimo di questo prosciutto qui. Quindi come vedete ognuno all'interno della DOP, sempre attraverso i paletti che il disciplinare ha messo, può variare la produzione. E quindi ci possono essere prosciutti DOP di una certa qualità e prosciutti DOP anche di un'altra certa qualità. E quindi diventa difficile scegliere, però dovremmo abituarci anche noi, un po' come per i vini, e io sfido chiunque di voi, normalmente quando vai a comprare un prosciutto crudo, compri quello che indichi con il prezzo, ma nessuno ha mai chiesto da quale prosciuttificio arriva, perché quando voi andrete ad Anghirana vedrete che ci saranno almeno 100 prosciuttifici. E c'è un prosciuttificio che si chiama Sant'Ilario, che per esempio lavora ad un certo livello e il prosciutto costa 42, 37, 38 euro al chilo. Ci sono prosciuttifici, sempre dopo stiamo parlando, sempre dopo, che rispettano il disciplinare, perché lui dice io a un anno lo posso tirare fuori, a un anno lo tiro fuori. E poi magari li troviamo in offerta al supermercato perché fanno linee commerciali che costano 19, 20 euro. Quindi dovremmo anche abituarci, come per il vino, a chiedere la cantina, così anche per il prosciuttificio, quando capita, chiedere il nome, perché se poi ci è piaciuto dobbiamo andare alla ricerca di quel prosciuttificio per poterlo trovare in un'altra occasione.
perché magari quel crocifisso lavora bene, lo stagiona un po' di più o utilizza meno sale perché magari ha un processo produttivo che gli permette di utilizzare meno sale. Quindi diciamo che all'interno delle certificazioni noi non abbiamo come consumatori una certezza di bontà su quello che riguarda, abbiamo una trasparenza sicuramente, siamo aiutati da questo nel poterlo scegliere, però poi alla fine siamo sempre noi che dobbiamo decidere, tornando al discorso di prima. Quindi conoscere quello che stiamo comprando, chiedendo il nome, in modo tale che se poi ci è piaciuto veramente tanto, la prossima volta andiamo in un negozio e non chiediamo un prosciutto crudo, chiediamo il Sant'Ilario, chiediamo il Gobbetti, chiediamo... E quindi andiamo nella bottega dove abbiamo trovato quel prodotto che ci è piaciuto veramente, perché, ripeto, non sono tutti uguali. Non c'è l'orologio, ma mi perdo. 15:48. Se vi annoio chiudiamo. Dopo queste due certificazioni abbiamo l'STG, questa è un'altra certificazione che non ha avuto molto successo, assomiglia un po' all'IGP come colore, perché in realtà questa certificazione certifica solo un processo produttivo, cioè non indica un prodotto, ma un modo di realizzare il prodotto. Noi in Italia ne abbiamo due, e sono la mozzarella e la pizza napoletana. Però non ha successo perché? Perché in realtà questa certificazione dice che se io faccio la pizza napoletana con quel metodo, o la faccio a Napoli o la faccio a Bolzano, la posso chiamare pizza napoletana. Se io faccio la mozzarella e la faccio utilizzando il latte, facendo una pasta filata e che quindi produco quel tipo di prodotto, quindi o la faccio a Bari o la faccio a Palermo, o se utilizzo quel tipo di procedura la posso chiamare mozzarella. Ecco perché ha le maglie così larghe che in realtà non rende molto affidabile il marchio STG. Cioè se io leggo STG giustifico che è un processo che è fatto secondo i termini, però insomma in termini di qualità non mi dice nulla, perché non indica i prodotti che posso utilizzare, non indica in quale zona deve essere fatta, indica soltanto e racchiude un tipo di processo produttivo. Dopo l'STG abbiamo le PAT. Le PAT sono prodotti agricoli alimentari tradizionali, invece questi sono sempre delle produzioni che vengono protette, perché sono comunque delle produzioni dove si dimostra tecnicamente che almeno da 25 anni è sempre stato prodotto in quel modo, in quel tipo, e quindi per poter curare quel tipo di produzione viene fatta la PAT, e la PAT garantisce e tutela quella produzione in modo che non vada a perdersi e che rimanga in memoria, che quindi si produce con quella, con quel tipo di procedura. Scendendo di livello arriviamo alle DECO, che avete sentito sicuramente, e sono le denominazioni comunali. Denominazioni comunali, queste, facciamo un passo indietro, non ve l'ho detto, non so se può interessare, diciamo per ottenere una DOP c'è un processo, un iter abbastanza complesso, non è facilissimo. Detto in parole povere, diciamo che c'è un consorzio che produce un tipo di prodotto, si rivolge al Ministro dell'Agricoltura e richiede una DOP. Il Ministro dell'Agricoltura promulga questa richiesta in tutta la nazione. Se nessuna regione, se nessuna zona rivendica quel tipo di prodotto che si chiama in quel modo, fatto in quella zona, perfetto, allora lo inoltra alla Comunità Europea. La Comunità Europea prende questa richiesta, a sua volta lo promulga e lo pubblica in tutta Europa. Se in tutta Europa nessuno dice sì, anche io ho il prosciutto che si chiama di Parma, perché ovviamente Parma non c'è, quindi se per 30 giorni non risponde nessuno e nulla osta, la Comunità Europea concede la DOP al consorzio che l'ha richiesta, e quindi si ottiene la DOP, si ottengono le IGP. In questo modo poi, una volta che è fatta, nessuno può dire attenzione, ma il prosciutto crudo ce l'avevo anch'io in Polonia, perché io già l'ho chiesto prima, e quindi rimane lì. E con questo cerchiamo di tutelare i prodotti che abbiamo. Invece per la DECO è una denominazione comunale, è una cosa molto più semplice, perché viene concessa dall'amministrazione comunale del comune stesso. Quindi se noi abbiamo un prodotto che è riconosciuto originario di questo comune, cioè se noi avessimo un salame che dall'archivio storico comunale risultasse che
è sempre stato fatto qui in questa zona in un determinato modo, utilizzando determinate materie, noi potremmo anche richiedere al comune una deco e realizzare un prodotto che si fregia con questo nome, dicendo che questo prodotto è originario esclusivo di questo comune di Reno. Questo è già successo in varie età, adesso sono molteplici questi prodotti. Qui nella zona di Brescia alcuni importanti sono sicuramente, scusate il mio dialetto, Oste Stomek, notoriamente non sono originario di qui, però voglio dire, avete capito di cosa sto parlando, ed è Allonato che fanno questo prodotto ed è una deco. E a Quinzano d'Oglio invece fanno un salame cotto, sempre deco, che è particolarissimo e anche molto buono. I produttori sono due, a Quinzano è Bonali, è una macelleria che fa questo salame cotto, e invece a Allonato è un altro produttore che adesso non mi viene il nome, e fa questo Stomach, che è un po' diverso però, perché ci sono diversi tipi. Quelli che ho visto io qui sono dei salami veri e propri che utilizzano al centro la parte dello sterno, quindi messo dentro. Questo invece di cui parlo io è un salame grosso nella vescica, e nel cuore di questo salame vengono messe appunto la parte dello sterno, quindi l'osso dello stomaco, tagliato a pezzettini, viene messo prima in visione nel vino per 3 giorni, poi viene insaccato dentro, viene fatto stagionare e poi viene cotto, e quindi utilizzato cotto, e ha un gusto molto particolare perché questa carne con l'osso all'interno dà un sapore un po' più animale al tutto, e quindi è da provare. Se non l'avete mai mangiato, potreste approfittarne per queste le tempo. Oltre a queste certificazioni che possiamo considerare, diciamo, statali, esistono anche delle certificazioni private. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare di Slow Food. Slow Food è un'associazione che nasce nel 1986 come Arcigusto. Nasce a Bra, dove 3 amici, tra cui Petrini, che è il fondatore e tuttora è il presidente, diciamo, nasce per dar vita a un modo di consumare il pasto proprio come un piacere. In quel periodo, diciamo che nasce anche in contrapposizione a quelli che nascevano come fast food, dove ovviamente, tipo il McDonald's, dove si andava a mangiare solo perché si aveva fretta di mangiare e di saziarsi in breve tempo. Loro in contrapposizione fanno nascere questa associazione, che nasce inizialmente con questo scopo. E poi nel tempo, quindi nel 1996, per la prima volta viene fatto il Salone del Gusto, che adesso più o meno tutti conoscete perché viene fatto ogni due anni a Torino. Nel Salone del Gusto nasce anche l'Arca del Gusto. L'Arca del Gusto, come sinonimo, è intesa un po' come l'Arca di Noè. Si prefiggeva l'idea di salvare le razze animali dall'alluvione. In questo caso l'Arca del Gusto nasce con l'idea di preservare alcuni prodotti che rischiano l'estinzione, perché commercialmente non sono più appetibili, perché per produrli non li compra quasi nessuno, perché ovviamente hanno dei costi eccessivi, sono dei prodotti magari di ottima qualità però fatti nell'antichità, e ci sono ancora piccoli produttori che continuano a produrli. E quindi, insieme all'Arca del Gusto, dopo qualche anno nasce il progetto dei presidi. Il presidio è questa certificazione di Slow Food che non fa, si chiama presidio perché? Si chiama presidio perché in pratica Slow Food si erge a sentinella di questo prodotto, lo presidia perché lo salvaguarda. Quindi non è soltanto un prodotto inteso come salume, può essere un prodotto, può essere un processo produttivo, può essere una zona, quindi un qualcosa che rischia l'estinzione, che noi rischiamo di perdere per sempre e che ci è stata tramandata dai nostri avi. Per continuare a produrre questo tipo di prodotti con quella tecnica, che non è molto producente, cioè non è molto positiva per chi la produce, quindi si cerca di aiutare i produttori sponsorizzandoli, aiutandoli a produrre, e nascono quindi anche i mercati della terra, dove in questi mercati si cerca di promuovere e vendere questi prodotti,
che ovviamente costano di più perché non hanno una produzione industriale, quindi hanno una produzione minima, non si sostengono e quindi ovviamente Slow Food cerca di salvaguardare questa biodiversità e quindi di promuovere questi prodotti che rischierebbero in qualche modo di essere persi. Devo dire che i presidi Slow Food spesso coincidono anche con le DOP. Può succedere, per esempio, nel culatello di Zibello, che penso conosciate tutti, almeno per nome, e il culatello viene prodotto nei 7 comuni che si trovano a ridosso della sottopo della Bassa Parmense. E c'è Zibello, c'è Polesine Parmense, c'è Roccabianca, Sissa, Soragna, Busseto e quei 7 comuni che sono lì, dove per disciplinare si può produrre il culatello. Anche il culatello è una DOP. Una DOP significa che c'è un disciplinare tecnico che indica come produrre questo prodotto. Però per lo stesso culatello esiste anche il presidio Slow Food. Il presidio Slow Food ha dei paletti un po' più stretti. Ad esempio, per fare qualche esempio, nell'ambito del culatello, il culatello inteso come DOP si può produrre tutto l'anno. Invece il presidio dice che lo si può produrre soltanto nei mesi invernali, come si faceva una volta, perché una volta i maiali si ammazzavano soltanto nel periodo che va da novembre a gennaio. E quindi chi vuole produrre il culatello con marchio presidio deve farlo soltanto in quel periodo. Non può utilizzare aria forzate all'interno della stagionatura, cosa che può avvenire invece per la DOP, e quindi altri paletti che il presidio va a mettere. E infatti, ad esempio, se voi prendete il consorzio del culatello di Zibello, ci sono 15 produttori che producono il culatello, di questi 15 solo 3 aderiscono anche al presidio. Quindi loro fanno la DOP, ma fanno anche il presidio, perché fare il presidio significa comunque avere dei costi più alti, rischiare, tra virgolette, un po' di più, perché fai un prodotto diverso che costa di più e magari non ti garantisce di venderlo sicuramente subito. Però per chi lo acquista sa che comunque ha un disciplinare molto più stretto e sicuramente qualitativamente probabilmente è anche migliore. Quindi, oltre alle certificazioni, tornando a quello di prima, oltre alle certificazioni diciamo statali, abbiamo anche queste private. Slow Food è una delle associazioni che si interessa anche e soprattutto per la biodiversità e per la conservazione di queste cose che si stanno perdendo. Abbiamo spesso parlato del disciplinare e io lo do per scontato perché ovviamente lo sento spesso, è quasi una cosa normale quando si parla di disciplinare. Comunque, per chi non lo sapesse, il disciplinare è un insieme di regole che bisogna rispettare se si vuole aderire a una determinata certificazione. Cioè significa che dentro c'è scritto quello che bisogna fare. Normalmente il disciplinare indica il nome del prodotto, quindi se io voglio fare il prosciutto di Parma devo chiamarlo prosciutto di Parma con quel nome esatto. La descrizione del processo produttivo, cioè devo descrivere passo dopo passo quello che devo fare per produrlo. La delimitazione geografica dove deve avvenire la lavorazione, la descrizione del prodotto inteso come materie prime, come caratteristiche fisiche e organolettiche, cioè io devo dire il prosciutto crudo di Parma deve essere fatto con maiali provenienti da quella zona che non devono pesare più di 160 kg, devono essere prive di ematomi, di colpi, di malattie quando vengono fatte. E quando poi lo vado ad assaggiare in fase di stagionatura deve essere un sapore che sia un gusto dolce, che non sia amaro, che non sia sapido. Quindi descrivo tutte le caratteristiche che poi devono rispecchiare il prodotto. E quindi se voglio fare quel prodotto mi devo attenere al disciplinare. Chi non si attiene al disciplinare, c'è il consorzio che dovrebbe sorvegliare, verrà estromesso dalla DOP, perché ovviamente se uno non rispetta le regole viene tirato fuori. Dopo c'è anche l'etichettatura e il logo. Queste, con questo discorso chiudiamo le certificazioni. E per riassumere diciamo che l'Italia è il primo paese in Europa e al mondo per quanto riguarda le certificazioni, cioè le DOP e le IGP. Abbiamo superato la Francia da un paio d'anni per pochi anni. Abbiamo circa 300 prodotti DOP e IGP. Di questi 300, 21 sono salumi a marchi DOP, ovviamente stiamo parlando di salumi, quindi ho preso in esame soltanto la parte salumi, e 22 invece sono a marchio IGP.
Questi che vedete sono gli elenchi dei salumi che noi abbiamo in Italia a marchio DOP e a marchio IGP. Li conosciamo un po' quasi tutti leggendoli, ovviamente qualcuno sembrerà anche nuovo, però in linea di massima c'è qualche curiosità che noi magari vediamo, adesso non c'è molto tempo. Questi sono i prodotti a DOP e IGP. Arrivati a questo punto entriamo un po' più nel vivo e parliamo in generale, adesso vi parlo in generale molto brevemente della famiglia dei salumi e poi arriviamo alla parte conclusiva del prosciutto vero e proprio che voi andrete a vedere, quindi vi racconterò un po' come si produce il prosciutto e quindi saprete un po' in anticipo quello che poi andrete a vedere al prosciuttificio. Per quanto riguarda i salumi possiamo dire che sicuramente la definizione di salume è un termine italiano per definire un alimento a base di carne e con l'aggiunta quasi sempre di sale, grasso animale, spezie e altri ingredienti che sono i conservanti, i coadiuvanti, quindi prodotti che comunque vanno integrati all'interno del salume stesso. La prima grande distinzione che dobbiamo fare parlando della famiglia dei salumi, possiamo distinguere i salumi a pezzo anatomico intero, e questi sono a pezzo intero, sono stagionati, possono essere cotti o crudi e non necessitano di un involucro. Quando parlo di questi parlo per esempio del prosciutto crudo, parlo del quello vegetiano, e comunque non necessitano non significa che non ce l'hanno, perché alcuni di questi, per esempio il culatello, che è un pezzo anatomico intero, viene avvolto all'interno di una vescica, e quindi, però non è che sia necessaria, diciamo, potrebbero anche farne a meno, però in realtà i pezzi anatomici interi hanno queste caratteristiche. Invece quelli a carne trita sono degli impasti, possono essere freschi o stagionati, possono essere cotti o crudi. Questi però hanno bisogno dell'involucro. L'involucro ovviamente è il budello che a volte può essere naturale, a volte artificiale, a volte sintetico, quindi prodotto anche da pezzi alterni. Quindi vedendo un quadro, vi faccio vedere alcuni esempi così sappiamo anche di cosa stiamo parlando, anche se ormai si capisce. Quindi pezzi anatomici interi abbiamo detto possono essere crudi. I crudi possono essere affumicati e non affumicati. Un esempio di questi abbiamo, pezzi anatomici interi crudi, gli affumicati abbiamo il bacon, che è la tipica pancetta affumicata, un po' utilizzata molto spesso dagli anglosassoni per fare colazioni, e anche lo speck, che è un prodotto ovviamente affumicato. Quelli non affumicati, tra, io ho messo solo alcuni, abbiamo il prosciutto crudo, il culatello, la bresaola, la pancetta, il capocollo, che per chi non lo dovesse sapere, è la stessa cosa della coppa, cambia il nome a secondo della posizione in Italia. Diciamo che al nord si chiama coppa, dal centro al sud diventa capocollo o capicollo a secondo della regione in cui andiamo. Pezzi anatomici interi, quindi crudi abbiamo affumicati e non affumicati, i cotti abbiamo gli affumicati e non affumicati anche di questi. E qui abbiamo gli affumicati, abbiamo il prosciutto affumicato che penso conosciate tutto, tipo il prosciutto di Praga ad esempio, un prosciutto cotto affumicato. Invece i cotti non affumicati abbiamo la spalla, abbiamo il prosciutto, abbiamo la vista. Quella che vedete lì nell'immagine, io faccio un po' di fatica, questa, non so se qualcuno di voi l'ha mai mangiata. È un prodotto di nicchia di eccellenza, è una spalla cotta di San Secondo, che è il comune da cui deriva, ed è caratterizzata che oltre alla spalla è integrata all'interno questa che è la coppa, quindi loro lasciano anche la coppa all'interno della spalla. E se si trova il posto dove la fanno, sempre lì perché è difficile trovarla in giro, qualche volta si trova nei supermercati affettata ma non è quella giusta. Loro fanno tutto il pezzo, la fanno proprio bollire nell'acqua con le verdure e tutto, poi la tirano fuori e la tagliano grossolanamente a coltello ed è molto buona. Se vi capita, la spalla di San Secondo è un prodotto, anche andando a quelle parti, insieme al gnocco fritto che fanno loro. Non si sente? Si sente poco, scusate, ogni tanto mi allontano. Ok, quindi questi sono quelli non affumicati. Ritornando al discorso di prima, invece, per quelli di carne trita abbiamo i crudi,
I crudi si dividono, anche qui introduciamo un nuovo elemento, in fermentati e non fermentati. I fermentati possono essere affumicati e non affumicati, invece i non fermentati sono sempre non affumicati. Fermentato, non so se tutti sapete che il salame è un prodotto fermentato. Sembra una banalità, ma spesso lo abbiamo mangiato tante volte, o anche gente che lo produce costantemente fa sempre le stesse cose perché gli è stato tramandato quel sistema di produrre il salame, però non immagina i processi complessi che si sviluppano all'interno del salame, e spesso si dà la colpa a uno all'altro che il salame non viene bene, ma proprio perché è abbastanza complesso affinché si verifichino tutti questi fenomeni all'interno del salame, bisogna seguire determinate regole. Cioè, tutti sanno che la prima settimana si mette al caldo il salame per asciugare, tutti sanno che dopo si mette al fresco per stagionare, tutti sanno che si metteva il vino per insaporire, che non è così, però non tutti sanno che è un prodotto fermentato. Adesso non voglio fare una serata sul salame perché sarebbe troppo lunga, quindi poi magari poi mi sgridano, mi picchiano, però vi accenno soltanto per dire che il salame è un prodotto fermentato, cioè un prodotto come il pane, come la birra, come il vino, dove all'interno si sviluppano un insieme di processi molto complessi, già dal primo giorno, perché ovviamente essendo carne trita è ricca battericamente, perché la carne viene inquinata subito, perché nel macinarla, nel toccarla, nell'impastarla, nel metterla dentro, si ha una carica batterica che parte da 10 batteri a grammo nella fase iniziale, e dopo un'ora siamo già a 10 alla 12esima, cioè miliardi di batteri che sono all'interno di questa carne. E quindi quando poi viene insaccata e viene messa ad asciugare, diciamo, nella prima settimana, che è la fase determinante, si mette in una zona più calda, perché come sapete anche il pane quando lievita si mette al caldo, perché dentro ci sono lieviti che devono attivare la fermentazione, e quindi si mette il salame ai 16-18 gradi iniziali, perché la fermentazione batterica che inizia all'interno produce una fermentazione che riduce l'ossigeno dentro, quindi elimina il 90% dei batteri cattivi, perché sono i pozzi, cioè sono, non resistono alle basse quantità di ossigeno, quindi rimangono solo gli acidi lattici, che sono quelli, diciamo, più buoni, che poi verranno assorbiti dalle muffe, che intanto si formeranno esterno, che hanno un fattore fondamentale, perché le muffe con orevilli penetrano nel salame, si cibano di acido lattico, e quindi quel pH che inizialmente è sceso, perché è molto acido all'inizio della prima settimana, poi nella parte seconda, diciamo, con le muffe si ritorna un po' alla normale. Questo riassunto in brevi parole, però è molto più complesso. E quindi, ritornando al discorso di prima, molti fanno il salame ma non sanno bene, si metteva il vino perché prima diceva che insaporiva molto il vino, no? In realtà, quando non c'era gli starter, cosa sono gli starter? Gli starter sono degli acceleratori della fermentazione. Quindi quando non c'era ancora gli starter si metteva il vino, anche inconsapevolmente, perché è ricco di zucchero e lo zucchero aiuta la fermentazione. Quindi aiutava ad accelerare nella fase iniziale la fermentazione, quindi togliamo tutto di mezzo e ritorniamo ai fermentati. Quindi abbiamo degli esempi tra fermentati, affumicati e non affumicati, che avete già letti, quindi si può andare avanti, no? Quindi qui chiudiamo con la famiglia dei salumi e passiamo ai prosciutti, finalmente, così finiamo anche, e molto velocemente vi parlerò inizialmente del prosciutto cotto, perché dedica una piccola parte anche al prosciutto cotto, perché parliamo di prosciutti e mi sembrerebbe un po' difficile non parlare anche del prosciutto cotto. Il prosciutto cotto è anche questo, è il primo salume più consumato in Italia, il secondo è il crudo. Come consumo, come produzione, il crudo supera, perché abbiamo un export di crudo
superiore al cotto, e quindi diciamo che a livello produttivo il crudo ovviamente è superiore al cotto, a livello di consumo è quello più consumato di più come salume. Il salume cotto, il prosciutto cotto, è, guardando la famiglia che abbiamo visto prima, un pezzo anatomico intero, quindi è fatto dall'arto posteriore. Anche questo dopo è scontato, però non è detto che tutti lo sappiano. Quando parliamo di prosciutti, parliamo di cosce posteriori del maiale. Quando parliamo di spalla, parliamo di cosce anteriori. Quindi, spalla cotta e prosciutto cotto sono due cose completamente diverse. Ma anche all'interno del prosciutto, anche i prosciutti sono completamente diversi. Queste sono due tipologie, le vediamo spesso sui banchi dei salumieri. Bisogna far caso, se già non l'avete fatto, normalmente la coscia del maiale è costituita da quattro fasci muscolari: la fesa, la sottofesa, la noce, il macatello e la corante. Quindi ci sono i due cerchi, diciamo, con la fesa e la sottofesa. Non sempre si vedono tutti i fasci muscolari nel prosciutto cotto quando si va a comprare. Anzi, ci sono dei prosciutti che non si capisce niente, non si vede nessuna forma. E c'è un perché. Perché adesso, innanzitutto, vi dico qualitativamente come vengono distinti i prosciutti cotti, che l'abbiamo sentito molte volte, però magari non sapete cosa significa, no? Perché voi avete già sentito parlare di prosciutto cotto scelto, prosciutto cotto alta qualità. Spesso viene pubblicizzato, no? Prosciutto cotto alta qualità, 12 euro al chilo, 13 euro al chilo, perché... Ma cosa significa questo? Significa che i prosciutti cotti per disciplinare sono stati classificati e identificati in tre gruppi di qualità. E sono anche per disciplinate regolamentari, cioè quando parliamo di un prosciutto cotto normale, parliamo di un prosciutto che è ottenuto da diverse cosce di maiale. Cioè vuol dire, dopo capiremo meglio, quando vedremo come si fa il prosciutto cotto, cioè vuol dire che i pezzi che compongono quel prosciutto cotto non è detto che siano dello stesso maiale. Possono essere di cosce diverse. Sono ammessi i polifosfati, non tutti sanno che cos'è il polifosfato, però tutti penso che siamo d'accordo che quando andiamo a comprare diciamo senza polifosfati, perché ormai è diventata una moda, nel senso, giusta per carità, però non sappiamo cosa significa, dopo lo vediamo. E può avere un aspetto leggermente traslucido e gelatinoso, cioè quasi bagnato quando lo si vede. L'umidità contenuta non deve essere superiore all'81%, che già è la cassa. Il prosciutto cotto scelto, che è, diciamo, il secondo della scala, è ottenuto questa volta da cosce di maiale intere, cioè significa che i prezzi provengono dalla stessa coscia. Sono ammessi i polifosfati anche qui, e sono chiaramente identificabili in questo caso tre dei quattro fasci muscolari che abbiamo visto all'inizio, cioè quando lo guardiamo si devono vedere distintamente i tre fasci muscolari. Dopo abbiamo quello alta qualità, che si differenzia perché non possono essere utilizzati i polifosfati in quello alta qualità, e cambia, come vedete, quello in rosso, la percentuale di acqua. Diciamo che nel migliore è comunque concesso il 75% di umidità. Quindi anche qui è abbastanza, ci sarebbe da dire molte cose. I polifosfati, anche se nelle prime due categorie sono ammessi, devo dire che attualmente non li mettono più. E qui torniamo al discorso che ho fatto prima. Perché? Perché ormai quando uno entra sul mercato e vede polifosfati, dice no, io non lo voglio, voglio quell'altro lì, anche se non sa che cos'è. E allora i produttori, anche se in realtà potrebbero farlo, il cotto, anche se lo scelto lo potrebbero fare con i polifosfati, siccome sa che la gente ormai è terrorizzata da questi polifosfati, non li prende, e quindi loro, anche se consentito, non li utilizzano più. Ecco perché dico che siamo noi che modifichiamo i produttori, perché se a loro è consentito ma nessuno lo compra, loro non sono stupidi, loro non lo mettono più, anche se è un prodotto, diciamo, di fascia inferiore, se ammessi, loro non lo utilizzano. Cosa sono i polifosfati?
per chi non lo dovesse sapere, i polifosfati sono degli additivi che venivano messi all'interno del prosciutto, nella salamoia, e hanno il compito di trattenere acqua. Quindi assorbono come la spugna l'acqua, la trattengono, e quindi quando andiamo a comprare un etto di cotto compriamo 50 grammi di 20 grammi di prosciutto e 80 grammi di acqua. Però questa non è la cosa peggiore. La cosa peggiore è che si è scoperto che noi per anni, compresi noi che siamo stati piccoli, siamo stati alimentati con prosciutto cotto quando eravamo piccolissimi, perché è l'unico prodotto che si utilizzava anche nello svezzamento, perché è leggero e veniva dato agli anziani perché è molto digeribile. I polifosfati bloccano la produzione di calcio delle ossa e quindi veniva dato proprio a quelle persone che più necessitavano di produzione di calcio. E quindi a giusta ragione sono stati non banditi, perché sono ammessi, come vedete, sono ancora ammessi, però ovviamente tutte le persone, forse non sapendo il perché, però magari sapendolo ancora di più adesso, non lo sceglierete, i polifosfati sicuramente a lungo andare possono essere dannosi nella costituzione del calcio all'interno del nostro. Quindi facendo adesso un rapido... con delle immagini vi faccio vedere rapidamente come si producono anche i prosciutti cotti, perché è interessante, anche molto interessante, questa cosa qua. Quindi si prende la coscia e si disossa sicuramente dall'osso, poi si crea una salamoia che è fatta di acqua, sale, poi all'interno si mettono le varie spezie, quindi i vari glutammati, diciamo, anche, che sono quelli che danno il sapore del brodo, delle verdure, e in più poi vengono messi tutti anche gli additivi, cioè vengono messi i conservanti, vengono messi i famosi E250, E252, che sono nitriti, nitrati, di sodio, di potassio. In questo caso sono nitriti, nitrati, nei cotti non vanno, sono quei prodotti che consentono una lunga conservazione. Sono però prodotti che, come molti di voi sanno, sono anche dannosi, perché a lungo andare producono nitrosammine che nello stomaco provano cancro, eccetera eccetera eccetera. Però anche questo è un argomento troppo complesso e non si può semplicemente dire che fanno male, perché bisognerebbe fare un ragionamento molto più ampio, che oggi ovviamente non possiamo fare, non è questa la sede per farlo. Comunque è un discorso che sarebbe da fare, perché i salumi sono stati demonizzati sotto questo aspetto per quanto riguarda i nitriti e i nitrati contenuti. Però bisogna anche dire che all'interno ci sono altri additivi, quali l'ascorbato di sodio, che sarebbe la vitamina C, che va a contrastare la formazione di queste nitrosammine all'interno dello stomaco. E c'è anche da dire che nelle lunghe stagionature questo si riduce moltissimo, e c'è anche da dire che, per esempio, per chi non lo sapesse, in 100 grammi di spinaci sono 100 volte di più i nitriti che contenuti nei salumi, perché, voglio dire, quando le verdure che consumate provengono dalla serra e non sono quelle di stagione, per far acchiappare, diciamo, i raggi solari hanno bisogno del famoso sal nitro che si mette nel terreno, no? Tutti i contadini buttano il sale nella terra, ma non è altro che nitrati, quelle robe lì. Sono nitriti e nitrati che poi le radici assorbono e che quindi ritroviamo nella verdura quando dopo la andiamo a mangiare. Quindi è un discorso troppo complesso, diciamo che sono piccole quantità, e penso che tutti noi non mangiamo salumi tutti i giorni, nel senso a quintali, come tutte le cose che sono fatte con una determinata intelligenza non fanno male, ma possono anche far bene. Comunque c'è anche una tendenza adesso a fare dei salumi escludendo i nitriti e i nitrati. Siamo nelle fasi iniziali, è molto difficile perché bisogna tenere una catena del freddo e dell'igiene altissima per poterlo fare, però ci sono dei rischi altissimi. Perché, voglio dire, non utilizzare i nitriti significa rischiare il botulino in alcuni prodotti. Quindi ogni industriale, piuttosto che rischiare di provocare delle morti, preferisce mettere piccole quantità, e sono comunque dagli anni 40 fino adesso, vi dico che sono ridotte drasticamente al minimo rispetto a prima, e quindi è un discorso comunque in fase di evoluzione che magari troverà soluzioni in futuro.
Quindi, ritornando alla nostra coscia, viene fatta questa salamoia, una volta spolpata viene messa sotto questa macchina che sembra un letto dei fakiri piena di aghi. Questi aghi penetrano nella carne e nel risalire rilasciano il liquido all'interno di tutta la carne, quindi tendono a salarla uniformemente in tutta la zona. Una volta che viene salata, viene messa in queste vedomiere, assomigliano un po' a quelle lì dei muratori, sì, sì, quelle mulazze che si trovano, vengono messe dentro lì, hanno anche queste delle sbarre all'interno, girano dentro per oltre 24 ore e danno origine a un liquido limaccioso che sono, non sono altro che le proteine della carne, che praticamente vengono rilasciate con questo massaggio lento e lungo. E questo liquido è poi fondamentale perché farà da collante alle muscolature. Perché dopo questa fase arriviamo allo stampo. Cioè vengono prese, qui stiamo vedendo adesso una fase del prosciutto quello alta qualità, cioè dove la coscia intera è stata dissossata, è stata magari privata della fesa, perché io della fesa voglio farne un pezzo di fesa cotta e venderla a un altro tipo, oppure gli posso togliere la noce perché magari voglio fare un fiocchetto crudo da stagionare, quindi lascio lì soltanto i pezzi, invece che 4 ne lascio 3, li faccio lavorare dentro questa zangolatrice, si chiama, dopo li prendo, li racchiudo in questi stampi, li chiudo, li metto sotto pressione, li cuocio a vapore e si rincollano così come erano prima. Se invece voglio fare il prosciutto cotto normale, io posso prendere anche un magatello di qua, posso prendere una fesa di là, le metto dentro, poi sopra ci metto un pezzo di cotenna. Vedete che i prosciutti cotti non hanno quasi mai la cotenna tutta intera, no? C'hanno lo strato sopra che loro tagliano, tirano via, è incollata quella lì, eh? Non è quella per forza originale della cosa. E quindi allo stesso modo posso prendere svariati pezzi, anche soprattutto quando parliamo delle spalle, poi prendo svariati pezzi, li metto insieme, li incollo e viene fuori questo prodotto. Anche la forma del prosciutto viene data dallo stampo. Ogni produttore ha una sua forma di stampi, in modo che c'è quello che lo fa tondo a pagnotta, c'è quello che lo fa rettangolare. Non è la conformazione del prosciutto stesso, è una conformazione del produttore che vuole essere identificato dalla forma, quindi prende uno stampo particolare in modo tale che io quando lo vedo dico, ah sì, quello ritondo mi piace di più, che è più bello. Diciamo che questo è un prosciutto cotto classico. Sopra è rimasto Onas e la mia associazione, questa era un'immagine che avevo preso da lì, non c'è quella lì, nel senso non è il produttore. Però ho messo queste immagini per darvi qualche informazione che può essere utile nella scelta. Allora, quello che si guarda, noi come associazione, qui entriamo nella parte tecnica, che vi riguarda o non vi riguarda, però ve lo dico così per curiosità. Cosa guardiamo, per esempio, in una fetta di prosciutto quando la guardiamo da lontano? Guardiamo sicuramente l'uniformità del colore, cioè nel senso che ci sia un colore che sia più o meno uniforme. Uniforme non significa, perché vedete che qui ci sono delle sfumature di rosso, di rosa, ma quello è normale perché sono i fasci muscolari che sono irrorati più o meno del sangue. Non è una macchia, cioè non è una macchia tonda che va a prendere una zona del prosciutto, perché in quel caso lì ci deve far insospettire perché è una macchia. Questo invece è un colore normale perché magari la fesa è più irrorata dal sangue, quindi è più rossa, la sottofesa è un po' più chiara, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo colore è perfetto come identificazione. È importante che ci sia l'amarezzatura. L'amarezzatura sono queste venature di grasso che sono all'interno della parte magra, che sembrerebbe un prodotto più grasso, però è quella parte che rende molto più piacevole il prosciutto, perché quella parte magra che aiuta poi la masticazione lo rende più buono. È anche importante il grasso che vediamo sopra, perché quello che vi ho detto prima è un grasso che rende più piacevole anche il prosciutto cotto. Un'altra cosa importante è anche la dimensione del prosciutto. Normalmente non è una regola matematica, però sia nei crudi che nei cotti, quando il prosciutto è grosso vuol dire che l'animale è grosso, quindi vuol dire che un animale è, non l'ho detto prima, ve lo dico adesso, diciamo che i suini
si dividono in due grosse famiglie, il suino leggero e il suino pesante. Il suino leggero arriva a 120 kg ed è quello che normalmente è utilizzato per le carni da banco, cioè per comprare la carne da fare al fuovo, da cucinare. Il suino pesante, ed è un suino molto più leggero, meno grasso e molto più roseo anche nella carne. Il suino pesante arriva a 160 kg ed è quello utilizzato per la salumeria italiana. In Italia quasi tutti sono suini pesanti perché noi facciamo salumi. Invece all'estero, soprattutto in Germania e in Olanda, producono quasi totalmente suini leggeri. Quindi cosce più piccole, animali più piccoli, perché loro li producono per la consumazione al banco. Poi dopo li esportano anche e a volte fanno anche prosciutti. Quindi vedere un prosciutto che è più piccolo, più magro, potrebbe essere più appetibile perché dici, ah che bello magro. Però tendenzialmente vi dico che potrebbe non essere italiano, perché più è grosso e più è non è matematico, ripeto, non è una regola matematica. Però una coscia grossa è un maiale grosso e quindi è un maiale che normalmente all'estero non producono perché producono suini leggeri. E quindi anche la dimensione. L'ultima cosa, quella più importante da guardare nel prosciutto cotto, è che non sia traslucido, cioè quando traspare quell'umidità, quasi acqua, che poi spesso lo vediamo anche a casa, perché a volte vi è capitato sicuramente di comprare un etto di prosciutto, lasciarlo 2 ore nel frigo, aprire e trovare un bicchiere d'acqua e mezzo etto di prosciutto, che comunque ha rilasciato tutta l'acqua dentro. Quindi un aspetto più asciutto tendenzialmente è una cosa migliore per quanto riguarda un prosciutto cotto, che tenderebbe a essere più asciutto anche in bocca, però se marezzato e col grasso sicuramente è migliore sotto tutti gli aspetti gustativi. Perfetto, con questo passiamo velocemente al prosciutto crudo, quindi andiamo verso una chiusura tesa. E come vi ho detto prima, il secondo salume più consumato in Italia. Se ne producono 100 milioni di pezzi in Italia, di cui 20 milioni provenienti da prosciutti e maiali italiani. I restanti 80 milioni sono tutti di importazione. Quindi quei prosciutti piccoli che trovate della fattoria, del nonno, di montagna, che sono nomi che si possono mettere, tendenzialmente possono non essere prosciutti italiani, anzi quasi sicuramente non sono prosciutti italiani. Quando il prosciutto è piccolo, con poco grasso, possiamo dirlo non con assoluta certezza, ma tendenzialmente noi non produciamo maiali da 100 kg, quindi ovviamente sono cosce che arrivano dall'estero, maturano prima, asciugano prima senza grasso, sono consumate prima e tutto prima, quindi basta saperlo. Tra le DOP abbiamo il prosciutto di Parma, che conoscete tutti, il prosciutto San Daniele, che si produce in Friuli, anche questo lo conoscete. Si differenzia, se notate, sul prosciutto San Daniele conservano anche il gambo, cioè loro lasciano anche la zampa nella parte finale e ha una scollatura più ampia. La scollatura è quella parte della cotenna che c'è all'interno del prosciutto, quando lo si vede aperto, mentre il Parma è un po' più tonda, quella del San Daniele è un po' più aperta. Questa scollatura più ampia gli permette di asciugarsi un po' prima e quindi nella parte friulana utilizzano meno sale, ecco perché tendenzialmente il San Daniele potrebbe essere un po' più dolce rispetto al Parma, è proprio una tecnica diversa da fare, eccetera eccetera. Poi c'è pure il jambon de Bossès, non so se avete mai sentito parlare, è un prosciutto crudo, una DOP, che viene fatto in Val d'Aosta ed è caratteristico perché viene affinato e fatto maturare nel fieno. Hanno queste stanze di stagionatura con spazi di fieno sotto che all'ordire gli dà un profumo, un gusto particolare, eccetera. Poi, ma comunque sono delle particolarità belle da vedere perché è un paesino dove ci sono 300 abitanti e lavorano tutti nell'ambito di questo prosciutto su una montagnetta lì sopra d'Aosta. Ed è molto bello da andare a vedere, una volta l'anno fanno anche una festa di questo prosciutto. Invece per quanto riguarda l'IGP abbiamo quello di Norcia, la Matriciana, il Sauris, anche che è un altro prosciutto crudo sempre della zona nord. Molto velocemente, questo è il processo produttivo che penso dopo mercoledì prossimo chi andrà a Langhirano anche velocemente vi diranno queste cose qui. Cioè per fare un prosciutto ci sono 9 fasi fondamentali.
Le prime fasi sono isolamento e raffreddamento, cioè viene presa la mezzena del maiale, viene separata la coscia dalla parte della carne, viene portata dai 40 gradi, quindi a caldo, a una temperatura inferiore, e quindi anche qui si incomincia una fase di raffreddamento. Dopo questo, ovviamente, si inizia una fase di rifinitura, quindi viene rifilato e si dà quella forma giusta che poi il prosciutto prenderà definitivamente. Le prime due fasi, questa di separazione della mezzena e quella di rifilatura, è un processo che viene fatto al macello, quindi al 99% quando arriva al prosciuttificio la coscia arriva già separata e rifilata a temperatura da 0 a 4 gradi e non più di 24 ore dal macello, quindi deve essere una coscia che è stata macellata da poco, non possono essere congelate per la DOP, e quindi arrivano queste cosce che sono già state lavorate in questo modo e arrivano in questa zona. Qui inizia il primo sale, cioè praticamente la coscia che ha già preso questa forma viene salata a mano ed è la prima salagione che viene fatta. In questa fase si distribuisce il sale con sembra a caso, perché se vedete quando lo fanno loro fanno a mano così, però loro sanno e sbagliano di pochi grammi. Quando prendono il sale sanno già quanti grammi hanno in mano, perché questo determina una salatura giusta ed equa in base anche al volume della coscia, perché la coscia pesa 15 kg, però loro vedono quando pesa, perché le pesano anche mentre arrivano, e quindi c'è una proporzione tra il sale e ovviamente la coscia stessa, perché questo è fondamentale, perché il sale messo in superficie deve arrivare al cuore del prosciutto, però se arriva giusto al cuore rimane salato tutto nello stesso modo. Se oltrepassa il cuore, passa dall'altra parte, va a incrociare il sale che dall'altra parte sta salendo, e diciamo che in quella zona al centro sarebbe molto più salato rispetto al centro. Quindi è importante dosare il sale in modo giusto, che vada a salarlo fino al cuore, quindi disidratando la carne senza che ci siano parti che si vanno a sovrapporre nella salatura. Per quanto riguarda la salatura della parte dove c'è la cotenna, si usa un sale umido, cioè un sale che è leggermente bagnato, perché fa più presa e penetra di più essendoci la cotenna. Invece nella parte magra si mette il sale secco, perché ha una penetrazione molto più lenta e quindi raggiunge il cuore molto più lentamente. Quindi voi vedrete nelle fasi, faranno vedere queste celle frigo dove verranno messe queste cosce già salate, vengono lasciate lì per 5-6 giorni, poi vengono tirate di nuovo fuori, vengono di nuovo massaggiate, messo altro sale. In questa fase di salatura è importante anche la pressione che loro esercitano sulle cosce, perché mentre le salano le pressano, perché ovviamente all'interno ci sono le arterie, soprattutto quella femorale, dove se dovesse rimanere del sangue dentro in fase di stagionatura dà origine a putrefazioni e quindi a odori sgradevoli che fanno sì che poi il prosciutto deve essere buttato via. E quella, dopo vi faccio vedere come faranno, quindi sapete, avete già visto tutti, però dopo lo rivedremo. Quindi oltre a mettere il sale massaggiano in modo che l'arteria femorale che passa proprio vicino all'osso della coscia deve essere perfettamente pulita dal sangue, perché se rimane dentro il sangue è un grossissimo problema. Quindi diciamo che dopo questo i prosciutti dopo vengono messi a riposare per 60-90 giorni sempre sotto sale. Finita questa operazione i prosciutti vengono presi, adesso non leggiamo tutto, vado più veloce, vengono presi e vengono sdocciati, cioè vengono fatte proprio delle docce per ripulirle da tutto quello che è il sale che avevano su. Inizia una fase di prestagionatura e noterete, perché vi faranno vedere le celle dopo 5, dopo 15, dopo 90 giorni, guardando il colore del magro vedete che si parte da un rosso vivo e si arriva a un rosso mattone, no? Perché più si va avanti e più la parte magra diventa scura, perché incomincia la stagionatura. Una cosa importante da dire è che appunto ad un certo punto della stagionatura si fa la sugnatura,
La sugnatura è un prodotto che si ottiene appunto dalla sugna del maiale, cioè dal lardo, è un prodotto quello bianco che vedete sui prosciutti, ed è sugna più farina di riso, e all'interno si possono mettere anche del pepe o delle spezie. Non l'ho detto prima, però il prosciutto crudo è l'unico prodotto che non contiene conservanti, contiene esclusivamente sale e basta. Possono mettere delle spezie o del pepe nella sugna, però la sugna non va all'interno del prosciutto. La sugna è questa operazione che viene fatta, questa operazione che viene fatta con le mani, con questo prodotto bianco che viene cosparso dove c'è la parte magra, perché nella stagionatura che arriva a 12 mesi, se noi lo lasciassimo senza sugna, ovviamente il magro, dove non è coperto di grasso, si secca prima, e quindi anche nel taglio vediamo quella parte scura rispetto al resto che è più chiara. Quindi per evitare un'eccessiva disidratazione di questa parte, viene sugnato con il grasso, quindi si crea un rivestimento di grasso intorno che gli permette appunto di maturare nel tempo. Dopo i 12 mesi arriva il sondaggio, e questo osso di cavallo che avete visto tante volte, vengono fatte delle perforazioni in punti non a caso, sono i punti in cui passano le arterie femorali, cioè loro vanno, hanno l'abilità di entrare proprio all'interno della vena, e questo è un osso che si ottiene dallo stinco di cavallo, ha la caratteristica di essere molto poroso e quindi trattiene gli odori, e immediatamente fuori, sentendo, se ci fossero delle putrefazioni si sentirebbero subito e il prosciutto viene scartato. Se invece è a posto, viene tolto, con la sugna si chiude subito il buchetto che si è creato, dopodiché ai 12 mesi passerà l'omino del consorzio col marchio a fuoco e stabilirà il marchio, quello coronato del prosciutto di Parma, e da questo momento è diventato un prosciutto di Parma. Ovviamente su quella coscia trovate altri timbri, non vi ho detto prima, perché la catena è seguita da quando nasce il maiale. Anche negli allevamenti qui di Brescia, quando il maiale arriva, subito viene timbrato, il timbro indica la cascina dove è stato allevato, quando è nato, dopodiché arriva al macello, viene messo l'altro timbro quando è stato macellato e da quale macello è stato macellato, e alla fine il timbro del consorzio che indica che si può marchiare perché rispecchia le caratteristiche del disciplinare. Questa foto che vi faccio vedere è un prosciutto che sembra bruttissimo, però in realtà questo per esempio è un prosciutto di un nero di Parma, cioè i prosciutti come si faceva una volta, che tuttora qualcuno ancora fa, vedete, è ricco di grasso, grassissimo. La maggior parte delle persone non lo sceglierebbe perché dice troppo grasso da mangiare, però sono i prosciutti di una volta che si stanno cercando di rifare, e vi assicuro che è una goduria mangiare un fetto di questo tipo di con quel grasso che è un grossone. Questo invece è un prosciutto di Parma, di tutto rispetto, ha una parte di grasso meno importante, ma comunque c'è, perché la vedete, ha comunque una parte di marezzatura molto importante anche all'interno, e quindi anche qui bisogna guardare l'uniformità di colore del rosso, della parte magra. Importante guardare la colorazione del grasso. Se tendenzialmente va verso il rosa è l'optimus, se invece va verso il giallo vuol dire che c'è un gran cedimento. Però quando il grasso da bianco diventa rosa è il massimo, vuol dire che siamo al top, vuol dire che ha una maturazione ottima e che vale la pena assaggiarlo. Spero di non avervi annoiato. Molto interessante, ci ha fatto venire una voglia di un panino con prosciutto, sia cotto che crudo. È stato esauriente, non so se avete domande, ma mi sembra che sia stato veramente esauriente. Quindi non c'è qualcuno che vuol chiedere qualcosa? Lo ringraziamo allora e alla prossima. Grazie ancora.